Buon pomeriggio amici in Italia e all'estero. Dopo 10 ore di lavoro noi ritorniamo dalla Salerno, Reggio Calabria, autostrada del Mediterraneo, e questo è il ringraziamento all'ANAS che facciamo perché nei ponti del 25 e 26, del 2 e del 4, questi signori ancora si permettono di fare i lavori dell'autostrada. Quindi noi abbiamo una Salerno-Reggio Calabria, dopo 50 anni, 70 anni, dopo una lotta che abbiamo combattuto, ancora questi dell'ANAS, questi stupidi dirigenti dell'ANAS, dopo 12 ore di lavoro che sei in giro devi ritornare a casa. Questo è il risultato, perché non hanno capito che c'è la gente che sta tornando e che vuole andare in vacanza. E allora è possibile togliere queste interruzioni? Grazie, questa è la situazione. Ed è una cosa allucinante. E dopo tante ore di lavoro, dopo che tu stai sotto i 38 gradi, 37 di Corigliano, dei laghi di Sibari, ma noi non ci lamentiamo del lavoro, ci lamentiamo della stupidità umana. Com'è possibile? L'autostrada Salerno-Reggio Calabria, siamo con 7-8 km di coda e siamo qui. Basta questa stupidità umana, basta. Scusate, ma sono arrabbiato, sono con i te, fatevi vedere, questo io lo dico adesso a questo dell'ANAS, gli faccio i complimenti a questo dell'ANAS, complimentoni, glieli facciamo i complimenti a questo dell'ANAS, eccolo qua, al signore dell'ANAS, gli facciamo i complimenti, all'ANAS, eccolo qua che lo becchiamo. Buongiorno amico mio, sono Polimeni, ma si capisce che era un ponte e che la gente scendeva, e che 7-8 chilometri di fila, è normale che dopo 10 ore di fila il mio cervello si spacca, è capito? L'ANAS, i vostri dirigenti devono fare qualcosa, ok, ecco qua, questa è la storia, basta ANAS! Basta questo comportamento allucinante e vergognoso! Aprite l'autostrada! Ci sono i weekend, è normale che scendono i turisti! Vanno in Sicilia, non si fermano in Calabria purtroppo! Ecco, altra coda! Ecco qua! E quello mi diceva, io che gli devo dire al dirigente! Diglielo al dirigente dell'ANAS! Qua! Ecco qua! Oh! Ecco qua! Mi fanno arrabbiare! Sì, vai avanti, 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 forza, con la bandiera. Questi lavori non si possono fare di sabato e domenica, amico mio. E siamo arrabbiati. Grazie. Loro stanno lavorando, non è che io ce l'ho con chi lavora, però è normale che questi lavori si potevano evitare. Vogliamo fare solo i complimenti a tutti, perché gliele devi dire le cose come stanno. Devono asfaltare di sabato e domenica, non potevano asfaltare durante il Covid, che non c'era nessuno sulle strade. Vergogna ANAS, questi lavori li dovevi fare col Covid, perché non c'era nessuno a marzo, ad aprile, non c'era nessuno sulle strade, questa è la verità. Ecco qua, ci vediamo dopo. Siamo usciti, ci vediamo dopo, questo, il commento lo fate voi, perché durante il Covid non potevano fare, i dirigenti intelligenti non potevano fare il discorso dei lavori, no, perché era come avveniva nelle città, no, non si poteva fare tra marzo e aprile, no, i lavori dobbiamo fare a luglio e ad agosto. Complimenti, a dopo, grazie.